Amici d'Italia On Road, benvenuti al vlog assieme a Peugeot 208 GTI. A distanza di 30 anni dal lancio della prima piccola della Casa del Leone in versione GTI, la 205 per chi la ricorda, ecco la piccola di casa francese rinnovarsi e proporsi in veste altamente sportiva grazie ad un motore da 1,6 litri turbocompresso con ben 208 cavalli di potenza a disposizione, un cambio manuale a 6 marce e una serie di particolari estetici e funzionali completamente votati alla sportività. Si va dai cerchi da 18 pollici al doppio scarico cromato e a una serie di particolari interni, come per esempio i sedili racing, più tutta una serie di particolari che andremo a vedere assieme, che esaltano al massimo l'anima sportiva di questo modello di casa Peugeot. A partire dall'abitacolo, che ci accoglie con toni di nero e di grigio scuro, uniti a cuciture particolari rosso racing. Molto bello l'abbinamento di tessuto tecnico e pelle per i sedili Peugeot Sport, sedili che permettono una seduta di guida davvero comoda ad alto contenimento laterale, ma anche tanto spazio a disposizione per guidatore e passeggero. Davanti a noi, plancia e cruscotto votati ad avere uno stile il più possibile essenziale, ma non per questo privo di tutti gli accessori moderni che ci si aspetta di trovare su una vettura. Seduti al posto di guida, ci lasciamo subito coinvolgere dal volante di dimensioni ridotte rispetto al normale, che ci regalerà un grande feeling di aderenza sulla strada, un cruscotto combinato analogico-digitale e la plancia centrale, dove lo schermo touchscreen da 7 pollici a cristalli liquidi completerà la serie di strumenti a nostra disposizione, come potete notare tutti a filo parabrezza, per non distogliere mai troppo lo sguardo dalla strada. Torniamo al volante con i comandi presenti sulle razze. Su quella di sinistra il tasto di selezione per traccia MP3 o radio e il controllo del volume con funzione muto. Su quella di destra la possibilità di selezionare la lista di stazioni radio o traccia MP3 e un selettore con funzione di scorrimento e selezione. Appena oltre il cruscotto, con contagiri e temperatura motore analogici sulla sinistra, tachimetro e livello carburante analogici sulla destra e al centro un piccolo computer di bordo digitale. Tornando al volante, dietro la razza di sinistra sul piantone dello sterzo, i comandi di velocità, di crociera o limite massimo impostato. Plancia centrale dove troneggia lo schermo touch da 7 pollici con funzioni di navigazione, funzioni web internet abbinabili anche a delle app da scaricare sul telefonino, multimedialità con radio ed MP3, rubrica telefonica per chiamate in viva voce Bluetooth e una serie di funzioni e impostazioni della vettura e delle funzioni presenti sul sistema di infotainment. Ci spostiamo verso il basso, dove troviamo il pulsante dell'hazard e della chiusura centralizzata delle porte e appena sotto il climatizzatore B-Zone. Con funzioni di disappannamento rapido, automatico, di parabrezza e lunotto e appena sotto di regolazione separata della temperatura per guidatore e passeggero. Non mancano le funzioni manuali per scegliere la direzione dei flussi d'aria, 8 velocità della ventola e ovviamente la funzione di ricircolo. Ci spostiamo verso il basso dove troviamo una presa 12 V, la porta USB e un ingresso audio con jack da 3,5 mm, più una serie di spazi per cellulare, oggetti o portabibite. Arriviamo al tunnel centrale dove la leva del cambio a 6 marce ci permette degli innesti morbidi e precisi. Per la retromarcia viene tirata verso l'alto la corona. Proseguiamo ancora lungo il tunnel centrale dove troviamo la leva del freno a mano manuale e un'ultima serie di vani portaoggetti portabibite comodi anche per i passeggeri posteriori. Per il momento è tutto, vi diamo appuntamento a tra qualche giorno per la prova su strada sui canali di Italia On Road. Ciao e a presto!